12, eccoci qua. Subito il direttore, Ah. con grandi emozioni. È un tappo quello comunque, si può usare. Ciao a tutti i ragazzi, quelli che stanno entrando. Benvenuti. Aspettiamo Un paio di ancora, minuti. sì, un paio di minuti. Beh, Arriva l'ospite. intanto cominciamo col dire che questa è la primissima diretta Assolutamente sì. di Zeta e che è la prima volta che vedete due delle ventina in realtà di facce che lavorano al progetto. Sì. Diteci subito se l'audio si sente, insomma, qualsiasi consiglio. Qualche feedback, sì. Vedo che stanno entrando molto bene, sono contento. Ok. Entra lui oppure lo vogliamo invitare? Ok, il direttore ci avverte del fatto che funziona tutto. Grazie, direttore. Non vi svegliamo tra i commenti che è il direttore, cercate di capirlo da soli. Si sente bene, fantastico, Grazie, perfetto. grazie, grazie. Sì, è la prima diretta di Zeta, siamo molto emozionati nel presentarla e anche per l'ospite che abbiamo questa sera. Speriamo la prima di tante, se insomma, se vi piacerà, diteci tutto quello che vi passa per la testa, insomma. Allora, come potete vedere dal titolo, oggi si parla di giovani e politica, perché è un po', diciamo, quello che facciamo noi, ecco. Quindi principalmente, appunto, giovani che si interfacciano con il mondo che hanno intorno, sia dal punto di vista, diciamo, passivo, quindi di informazione. Invece oggi riusciamo, è entrato. Ok. Riusciamo a parlare con un giovane che fa la politica attiva e quindi che si interfaccia col mondo in modo attivo. Adesso lo invitiamo, si chiama Luca Di Egidio e in realtà ci parlerà lui. Ci farò una piccola Luca, introduzione. esatto. Appena entra facciamo una piccola presentazione su come lo abbiamo conosciuto. Eccolo Eccoci qua. qua. Eccoci. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao ragazzi, Ciao mazza ragazzi, che mazza che professionalità professionalità. con la Andiamo alla bottiglia e due bottiglia e due bicchieri. bicchieri. Come state? Come Vi sento state? Mi sento abbastanza abbastanza bene, bene, però io mi però io mi sento sento un un rimbombo con le rimbombo con le cuffie. cuffie. Vediamo se le Guarda, noi abbiamo parole fatto le prove tutto il giorno, avevamo sempre l'eco. Infatti c'è un po' d'eco. Diteci nei commenti se si Se sente si l'eco, sente ora insomma. con l'ospite. Allora, noi abbiamo conosciuto Luca, l'ho conosciuto Sì, l'ho Andrea. conosciuto io a un progetto che stava portando avanti, che adesso io vi chiederò di appunto parlarcene, a Piazza Ragusa, qui a Roma, di un deposito ATAC abbandonato. L'ho conosciuto lì che faceva questa raccolta firme per far diventare questo deposito ATAC un'aula studenti gigantesca, immensa. Con biblioteca, con accesso per appunto studenti di liceo, lì poi ci sono dei licei vicinissimi e mi ha fatto molto piacere incontrarlo, ci ho scambiato un paio di parole e lì ci siamo un po' detti, dovremmo fare, secondo noi, una diretta perché tu sei un ragazzo di quanti anni? Io ho Io 25. 25. Sai che dico Peraltro, che è la generazione Z, perché la generazione Z comunque sono è dentro la rimasta dentro la generazione Z. generazione Z. No, vi No, dico, vi io dico io, innanzitutto vi innanzitutto ringrazio vi per ringrazio per l'invito e l'invito sono e sono felicissimo in realtà felicissimo in del realtà lavoro che del lavoro che fate, fate, perché perché ho ho visto tanti visto vostri tanti vostri post, tante post, tante vostre, vostre, diciamo, diciamo, riflessioni che non riflessioni si che non trovano si trovano tendenzialmente dai tendenzialmente ragazzi dai della ragazzi nostra della età. nostra età. Quindi fa molto Quindi fa piacere molto che poi piacere che poi vi vi rivolgete rivolgete esattamente esattamente a, al nostro al target. nostro Io target. ho Io 25 anni, ho come 25 anni, dicevate, come sono dicevate, consigliere sono un consigliere municipale municipale e sono un ragazzo e in realtà sono di un ragazzo in quartiere, realtà di quindi molto quartiere, poco, quindi diciamo, molto poco, diciamo, politico politico idealizzato, però idealizzato, però tendenzialmente tendenzialmente non si sente non bene, si dice sente bene, qualcuno? dice qualcuno.
dicono che si sente l'eco, in realtà. Non so se possono essere le cuffie. È senza eco? Noi ti sentiamo benissimo. Non so... Noi anche prima ti sentivamo senza, quindi sentiamo... Vado così allora. Vediamo se non si sente più l'eco. Sentiamo che ci dice il saggio. Sempre. Vediamo se... Dai. Dicono un po' meglio. Io. Ok. Consigliere a Roma. Campagna elettorale. Per 30. Erano, aspetta, erano... Luca, aspetta, ti stiamo perdendo l'audio. Prova a rimettere le cuffie, magari è meglio. Perché senti un po' di eco, perché ti perdiamo l'audio. Se c'è l'eco, posso provare a riuscire, se volete. Adesso ti sentiamo perfettamente come prima. Vediamo loro. Intanto tu. Io provo. Allora, niente, vi dicevo, abbiamo fatto questa campagna elettorale con un target di under 30, cioè persone fondamentalmente come voi, come noi, persone che avevano si erano stancate del quartiere messo male, abbiamo fatto una cosa molto fuori dalle logiche dei ragazzi. E diciamo niente, appunto, il deposito è stata una delle tante cose, dei tanti punti di connessione che si possono creare con i giovani, cioè ad esempio lì a Saragusa, di fronte a due licei che hanno un bacino di studenti incredibile, ma non abbiamo spazio per studiare, quindi abbiamo fatto questa proposta, una raccolta firme molto intensa, diciamo, e per giorni siamo stati lì a raccoglierle, conosciuto lì Andrea, poi in realtà conosco Marcio, tanti del Russell, tanti di voi che fate un lavoro appunto che mi piace molto. E niente, vi dicevo. Lì il tentativo qual era? Provare a dire uno spazio che è uno una cattedrale nel deserto, cioè un posto in cui nessuno ha più fiducia. ci si può fare una cosa per noi ragazzi, un uno studio a K24, oppure ancora uno spazio di coworking, senza che attacco il tuo cuore, sulla cosa è abbastanza intuitiva, nel senso riutilizzare spazi degradati per i ragazzi, si dice i ragazzi si disinteressano dalla politica, dagli spazi pubblici, però bisognerebbe che anche la politica si interessasse ai giovani e agli spazi per studiare, per incontrarsi. Poi su questo vi faccio anche un altro esempio dopo, se volete. Andiamo dopo. Ok. Allora, intanto mi sono accorto ora che nella fretta di presentare te non ci siamo presentati noi. Peraltro. Vabbè, la prima diretta. Esatto, siate magnani. Allora, io sono Marco Barone, sono il vice direttore di Zeta. Io sono Andrea Scoscina, il capo. Uno dei caporedattori si occupa di attualità. Nonché scrittore di un libro recentissimo che invitiamo adesso. Perché non ci racconti un po' del tuo avvicinamento alla politica? Perché appunto ci hai detto sei un ragazzo di 25 anni, consigliere municipale del 7° municipio di Roma. Come ci sei arrivato? Ma soprattutto come ti è nata la passione politica? Eri un ragazzo attivo nella vita politica già per 15-16 anni oppure ti è scoppiato così tutto insieme? Tutto del botto, così senza senso. Allora, in realtà sta sto pallino di rappresentare un pochino gli interessi e cercare di cambiare le cose gli interessi delle persone con cui ci avevo sempre avuto. Ci sono stato rappresentante della classe, dell'istituto e della consulta provinciale degli studenti quando stavo a Russell. E diciamo appunto lì ho maturato un po' di contatti, un po' di rapporti anche nel mondo cittadino. Quindi nel 2016 mi sono poi candidato, non è che l'ho fatto senza contatti. Però per dirti, la domanda mi piace molto perché
chiede, cioè, come fa un paschello che non ha nessuna politica che fa famiglia, in famiglia che fa politica, nel senso che non ho fatto una crasi, nel senso che non ho mai avuto un'introduzione nel mondo politico da qualcuno. E questo secondo me è il concetto, cioè se uno fa una cosa dalla politica universitaria, dalla politica liceale, secondo me può trovare degli sbocchi concreti per continuare a fare questo genere di cose anche nel mondo delle istituzioni. Faccio un esempio, sono iscritto a giurisprudenza, mancano 5 esami, finirò questa benedetta laurea anch'io. Però per dirti lì, appena sono arrivato, sono candidato. Anche, c'è un po' questa candidita, mi dicono i miei amici che vanno per il culo. Dico io, devo per forza candidare. Però, a parte gli scherzi... Come? Come? Se c'è un posto, è tuo, te lo devi prendere. Esatto, pure in culo. C'è il posto con gli amici. Comunque, a parte tutto, diciamo, vi dicevo, quando sono all'università mi sono candidato anche lì, consigliere del dipartimento e degli studenti, e sono stato eletto. E poi a un certo punto c'è stata questa campagna elettorale, che però se vi ricordate, 5 anni fa è stata molto improvvisa, cioè non era previsto che cadesse il sindaco, era Marino a quel tempo, quindi nessuno era pronto. Io ero molto in contatto con i comitati dei candidati sindaci. E niente, quindi poi ho detto, prova a bussare alla porta, sono rappresentante di Roma 3, ho fatto il rappresentante del RAS, come si dice, ho mostrato un pochino chi ero, e poi alla fine mi hanno visto che ero eloquente, conoscevo il quartiere, e mi hanno chiesto proprio, sai, sei un giovane, prova a candidarti. E quindi con Giachetti, che poi è il candidato sindaco, purtroppo non ha vinto, infatti io sono stato 5 anni consigliere di opposizione, dice ragazzi, guarda, a spegnere il microfono quando l'ospite parla. Dicono. Non so se siamo proviamo ora. Se non c'è più l'eco, Rob Di Veroli direi che è il numero uno di questo pomeriggio. E quindi niente, spero che non ci sia più l'eco. Se voi mi sentite, fate un cenno, intanto se mi sentite, perfetto. Grazie Rob Di Veroli, intanto. Comunque, niente, ah, perfetto, ora dicono. Vedi, siamo riusciti a risolvere. Quindi, niente, quello che vi dicevo è che... inciso soltanto per dire che il buon Rob Di Veroli è un altro dei nostri caporedattori. Quindi, una soluzione interna, diciamo. Grandi, peraltro poi ve la faccio pure io alla fine della diretta una domanda, perché voglio sapere a voi come è venuta in mente poi questa cosa di Siamo Z. Ora facciamo finta che quello importante sono io per un altro po', e quindi continuiamo così. No, a parte gli scherzi, vi dicevo, quindi non pensate che sia così inaccessibile il mondo dei partiti, il mondo delle istituzioni, perché ripeto, io ho fatto vari passaggi elettivi, però insomma parliamo di rappresentante di istituto, rappresentante della consulta provinciale degli studenti, cioè non ero una persona conosciuta nell'ambito politico, però hanno deciso di dare fiducia a un giovane e pensate, tutti mi dicevano, e questo è una cosa però che mi fa riflettere, tutti dicevano dai comunque provaci, è la prima volta, potrebbe pure andare male, cioè nel senso mettilo in conto, prendi magari 200 voti degli amici tuoi e poi... Invece abbiamo fatto una campagna, pensate, pazzesca, avrò avuto una squadra di 50 ragazzi che mai avevano votato, mai avevano... io l'ho chiamato il Dream Team, infatti c'è ancora un gruppo su WhatsApp in cui pischelli della mia classe, degli scout, della curva dell'Olimpico, insomma, persone che diciamo non facevano politica quotidianamente, che si sono messi e hanno detto, sai, cioè, c'è un mese, io provo a portargli 10 voti, io provo a portargli 5 voti, e alla fine siamo riusciti ad arrivare a quasi 1000 voti e quindi sono stato eletto consigliere. Adesso mi fermo, sennò la pippa può andare molto lunga. Diciamo che ci fermiamo perché con il fatto di disattivare il microfono... Esatto, vediamo il turno. Perché poi appunto la nostra domanda... Noi ovviamente ci interessiamo anche e soprattutto di quello che è anche il mondo che sarà anche poi per i giovani, no? Quindi... Il tema è che se io penso alle generazioni dei nostri padri e delle nostre madri, lì c'era una forte componente politica all'interno dell'ambiente scuola, no?
che è una cosa che da noi si è abbastanza persa, cioè il tuo è un esempio di una persona che aveva una predisposizione anche, no? Se io penso alla mia, diciamo, esperienza di liceo, io mi ricordo che i miei professori non potevano parlare di politica perché c'è la questione dell'indottrinamento, no? Che è giusto fino a un certo punto, perché è anche sempre il modo in cui ne parli. E poi mi ricordo che non c'era nulla di meno, diciamo, partecipato delle assemblee di istituto e delle votazioni per i rappresentanti di istituto, che è la gente usciva prima. È la tipica cosa del sì, ok, che figo, c'è l'assemblea, si esce prima. In realtà poi erano i primi a lamentarsi del freddo nella scuola, dei termosifoni e la mancanza. Quindi quanto c'è di responsabilità della politica e quanto c'è invece di mancanza della scuola che non riesce ad avvicinare i giovani, diciamo, all'attualità e alla politica, anche nella tua esperienza di un ragazzo che è uscito, diciamo, dal liceo da poco e che è all'interno di quel mondo lì. Bellissima domanda. Diciamo, vi rispondo dicendo che alla fine purtroppo non è mai solo di una delle due parti la responsabilità, perché io mi ricordo quando ero rappresentante di istituto e con la Consulta facevamo le assemblee, avevamo esattamente questo genere di problema, e addirittura voi ne sarete sicuramente, diciamo, memori, si era studiato questo sistema del appello e contrappello, che era un modo che alla fine costringeva i ragazzi in qualche modo a stare fino alle 13, alle 12, insomma, dentro scuola, e quindi anche un po' passivamente ascoltare i contenuti delle assemblee. E poi, come dicevi giustamente, ti colgo lo spunto, il grande tema era che molti ragazzi si lamentavano della famosa carta igienica, dei cornicioni della scuola che non andavano bene, no? E io ne sento tanti di rappresentanti, perché un po' negli anni io sono al municipio, sono consigliere e sono commissario, diciamo, cioè sono in commissione scuola, quindi mi sono occupato in questi anni principalmente di questo, quindi politiche giovanili, sport, scuola, e ho avuto rapporti con vari rappresentanti di istituto. E diciamo che tante delle istanze che ci arrivano al municipio sono esattamente queste, cioè cornicioni, scuola, struttura messa male, freddo, termosifoni, che tu rientri magari dopo le vacanze natalizie e niente, c'hai il problema che la scuola è gelida, i termosifoni non li hanno riaccesi e ti chiedi che cavolo ci voleva. Insomma, morale della favola, sì, se tu partecipassi di più all'assemblea, o comunque ci fosse, come dicevi tu, un po' più una non anche sindacalizzazione della scuola, perché non è il termine corretto, però come dicevi tu, un pochino di sentimento che tutto ciò che tu fai e vivi è determinato poi da te, nel senso che se tu partecipi, ti informi, ad esempio, faccio un esempio banale, Marzio Crescenzi, rappresentante del Russell, quando io ero consigliere, quando sono sempre stato consigliere, ma in questi anni mi ha più volte segnalato dei problemi della vostra scuola, e questa cosa qui, c'è, cioè, questa attivazione da parte dell'istituto verso il municipio, poi in realtà, adesso se volete apriamo un capitolo lunghissimo e palloso, però vi assicuro che le competenze nella scuola, cioè di chi si occupa della scuola, sono pazzesche a Roma, nel senso che una parte è della provincia, una parte invece è del comune, servono pareri spessissimo della sovrintendenza. Ad esempio, vi faccio un esempio banale che mi ha emozionato l'altro giorno, però ci tengo. Avete acceso il microfono? Era solo per dire che questa era una delle tante questioni di quando uno aveva la delegazione, andava dalla preside e la preside diceva: non decidiamo noi, è la provincia. Esatto. E poi uno si informava: no, non è manco la provincia, in realtà è la regione, noi siamo della regione, invece loro che ce l'hanno accesa, era attaccata, loro era accesa perché erano di un altro ente, diciamo, come responsabilità. Beh, se io posso intervenire un secondo, io che ho fatto lo stesso liceo tuo, Russell, però purtroppo abbiamo scambiato gli anni, cioè tu sei uscito e io sono entrato. Un peccato. Io mi sono vissuto un po' la vita, tra virgolette, politica della rappresentanza scolastica, appunto con Marzio, alla fine Marzio Crescenzi, che è il rappresentante dell'istituto.
e ho visto un po' i movimenti che si facevano. Io ti dico, prima di marzo, cioè prima dell'avere amici che erano alla rappresentanza, non capivo niente. E non, sinceramente, magari non mi interessavo neanche troppo. Sicuramente mi ha spronato un amico che è entrato a rappresentare la scuola, e una volta dentro, non che io ero rappresentante, però insomma stavo pazzicavo lì, diciamo, e mi sono accorto più volte di come la preside, è difficile ammetterlo, però non avesse più di tanto colpa quanto noi ne stessimo dando. Nel senso, è normale che tu vedi le impalcature, vedi il muro che crolla, vedi il termosifone, vedi questo, obblighi la gente a stare all'assemblea, insomma, è tutto dipende dalla preside, secondo te. Ma non è vero, e lo hai detto benissimo tu adesso, quanti giri, e questa è una cosa che secondo me molti ragazzi dovrebbero sapere, che magari ancora stanno al liceo, di quanti giri, quanta è grande questa rete che c'è intorno anche al semplicemente al cambiare un termosifone in un anno scolastico. Ecco, riacceso anche io il microfono. Vi faccio sono d'accordissimo su quello che dite, ti faccio due esempi su questo. Anzitutto, noi c'è questo problema che abbiamo ben chiaro, cioè della sovrapposizione di livelli di competenza, e questo è un po' labirinto delle istituzioni. È una roba, ragazzi, che dobbiamo, cioè, metterci in conto, che cioè, noi tre che oggi siamo qui, ma anche tanti ragazzi che vedo e ci seguono, cioè, noi saremo la futura classe dirigente di questo paese. Chi farà l'avvocato, chi farà l'ingegnere, insomma, ognuno farà qualcosa, e dovremo prendere parte, secondo me, di un processo di semplificazione che deve essere totale. Non lo dico tipo filastrocca, perché ormai è un po' un cliché, semplifichiamo, sburocratizziamo, io lo sento tutti i giorni, queste parole, vi giuro, sono stancanti, però in realtà è proprio lì il nodo. Cioè, se tu, per dirti, per fare un passo carrabile, vi faccio un esempio del nostro municipio, al Don Bosco c'è una scuola, un liceo Argan, un artistico, e praticamente io sono 2 anni che aiuto la dirigente, diciamo il preside e i professori di questo liceo ad avere un passo carrabile. Passo carrabile non gli serve semplicemente perché vogliono stare in norma, ma perché se tu hai quel passo carrabile puoi aprire un altro cancello e i ragazzi hanno 2 ingressi. Quindi vuol dire che la mattina c'è meno assembramento. Col Covid io, cioè, su questa cosa mi ci sono proprio chiuso la capoccia, perché dico, cavolo, stiamo a parlare che uno non può stare nello stesso metro seduto, i famosi banchi a rotelle e queste cose qui, e poi hai 2 cancelli e non riesci a dare alla scuola il passo carrabile. Sembra una cazzata, però a livello poi organizzativo, io l'ho proposta, ripeto, io non sono un consigliere che in questo momento è al governo della città, io sono all'opposizione, ci sono i 5 Stelle, io ho, però chiaramente quando uno vince le elezioni, per come la vedo io, devi riconoscere i risultati, quindi loro governano, loro adesso, diciamo, hanno questo compito, hanno avuto, secondo me, fallendo, ma non entriamo nel merito perché non è manco tanto interessante la parte polemica, però per dirvi, sono 2 anni che io chiedo una firma al municipio per dare questo passo carrabile, il municipio rimpalla la palla alla provincia, la provincia rimpalla la palla a un progettista del dipartimento del comune, ed è lì che da 2 anni giriamo così. Allora, questi ragazzi entrano da un solo cancello. Altra cosa, e poi mi taccio, però è molto esemplificativa. Io ho fatto le elementari alla Garibaldi, come tanti peraltro pischelli del nostro quartiere, via Mondovì. Lì c'è un problema greve, proprio greve, di cornicioni che sono... Io ho fatto anche un post su Instagram, se volete poi andatelo a vedere, ci sono le foto dei cornicioni proprio molto scoscesi, è usurata la parte esterna, quindi hanno veramente recintato il cortile della Garibaldi, perché questo cortile aveva... cioè, era pericoloso, era fatiscente in qualche modo, era pericoloso per i ragazzi. Quindi che succede? I bambini di una scuola molto numerosa hanno metà del loro cortile per giocare, tutti appiccicati, non si può fare metà delle attività, non si possono fare. Allora io su questo ho fatto una mozione, perché poi questo è interessante anche magari spiegarvi, cioè uno va in consiglio e che fa? Cioè io sono consigliere, vado in commissione quasi tutte le mattine, il consiglio ce l'ho spesso il pomeriggio alle 2:30, che faccio? Ci sono degli atti che tu come consigliere sei un piccolo, diciamo, legislatore e proponi, tipo io ho proposto una mozione per mettere subito in sicurezza questi cornicioni della Garibaldi,
la mozione alla fine è stata approvata all'unanimità anche dalla forza, diciamo, politica non, di cui io appartengo, ma quindi è stato riconosciuto, come dire, un livello di gravità sostanziale della situazione. E adesso forse, se tutto va bene, a settembre interverranno, cioè che i ragazzi quando hanno scuola avranno scuola con il cortile riaperto. Però se io, ad esempio, cioè perché io conoscevo un'associazione peraltro molto brava di genitori che mi ha segnalato questo problema, ma vi faccio vedere lì anche la pippa qual è. La Garibaldi è un edificio protetto, tra virgolette, perché è storico dalla sovrintendenza. Quindi per intervenire c'è bisogno di un parere. Questi pareri, noi siamo circondati di edifici storici a Roma, ma anche in altre città, comunque insomma c'è una sovrintendenza statale e una sovrintendenza capitolina. Tu per metto a posto un cornicione o per metto un passo carrabile devi chiedere un parere, che magari ci metti 6 mesi, poi quello capitolino passa a statale, ci mette altri 6 mesi, poi devi fare un progetto, un bando, l'affidamento diretto a una ditta, o meglio, o fai l'affidamento a una ditta tua municipale, ed era quello che io chiedevo, cioè di non fare altri 12 mesi di avviso pubblico, perché lì vuol dire che ci metti 100 anni, e quindi il tempo stimato per dei lavori semplici, cioè che basterebbe per, paradossalmente pure, che ne so, quelli che si calano, l'edilizia acrobatica, non si possono fare perché sono tutti edifici vincolati. Quindi questa era solo come poi pillola riassuntiva, è che quello che sembra molto semplice, purtroppo poi alla prova del governo non lo è. Abbiamo riattivato perché stava già in piedi. Perché sennò ogni volta vediamo questo zoom di persone davanti. No, adesso mi è venuto in mente, peraltro, a parte tutta la questione appunto della burocrazia che in Italia in generale, ma a Roma anche, ci portiamo dietro anche quando parliamo della metropolitana. La tipica frase di "ma come buchi trovi le anfore, quindi devi aspettare che arrivi, che vengano controllati", eccetera, eccetera. Ho pensato che effettivamente anche con questa questione del Covid è caduta un po' la retorica dei ragazzi che si disinteressano della scuola, che non gliene frega niente e che anche in parte, diciamo, rendeva meno grave tutti i tagli all'istruzione, perché noi abbiamo visto con tutta la questione della DAD un attaccamento importante dei ragazzi alla scuola proprio come luogo. Mi ricordo la ragazza che si era portata il banco davanti alla scuola, non ricordo precisamente la città, ma lo hanno fatto poi in tantissimi, per cui mi viene anche in mente che nell'ottica della dello sfruttare quel luogo per creare e formare il futuro della società, no? La classe dirigente, è un potenziale sprecatissimo, perché se nonostante tutti questi problemi c'è un attaccamento alla scuola, ai docenti, al gruppo che si crea, no? È un peccato che poi, insomma, si rimanga un po' in una situazione in cui tu vai a scuola, impari, diciamo, la lezione, fai i tuoi 5 anni e poi e hai finito. Qui si apre un mondo, perché si apre un mondo del ruolo che ha la scuola nel formare l'individuo. Il ruolo dell'individuo nel farsi formare. Come farsi? Cioè, si apre un mondo che però quanto è importante, perché voglio dire, ora tralasciamo un attimo proprio l'aspetto politico nella scuola, proprio la formazione che la scuola ti dà, che poi sì, alla fine si congiunge a livello politico, perché quello è. Che qual è il ruolo della scuola? Sai, lo faccio al contrario, non tanto nel formare l'individuo, ma quanta colpa ha la scuola nel far distaccare ancora di più l'individuo, in questo caso il ragazzo, dalla vita politica, dalla vita sociale, dall'interessamento alla sua società, ai suoi concittadini, insomma, a quello che succede realmente. Poi comunque volevo dire a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, innanzitutto grazie, fate domande, perché adesso le leggiamo, insomma, in intermittenza, però le leggiamo. Se tu ce leggi da qui a lì, beh, allora, io metto lì in ginocchio e vado. Allora vado. Allora vado. Se spegnete il... Niente. Così non c'è l'ego, perfetto. Allora,
Bellissime domande tutte e due, parto dalla prima. Io sono d'accordissimo su questo, sono rimasto sorpreso, ti devo dire, quando il Covid ha un pochino messo a nudo quanto in realtà diciamo l'attaccamento anche al luogo fisico, scuola, è clamoroso, cioè nel senso, io personalmente poi ho un'opinione sulla DAD pessima, nel senso che io ritengo che non sia funzionale, penso, io, mia mamma è una professoressa di italiano, l'ho vista in tutto il lockdown a casa, diciamo, a insegnare, ho visto come si facevano i compiti, ho visto come si facevano le interrogazioni, diciamo, reputo che sia fondamentalmente stata una cosa necessaria per un breve periodo, ma che magari l'Italia anche su questo forse se avesse seguito un po' i ritmi, diciamo, di distanziamento, cadenzamento degli ingressi all'interno della scuola, avrebbe potuto ridurre un pochino questa DAD e far tornare il prima possibile gli studenti dentro le scuole, perché come dicevi si è mostrato quanto in realtà è fondamentale, e questo se tu pensi quando ad esempio prima del Covid, cioè prima un'epoca fa, e tu c'avevi un'ora di buco oppure c'avevi l'assemblea o la disinfestazione, dici bomba, non vado a scuola. Invece adesso tantissimi anche rappresentanti di istituto di altre parti di Roma, conosco vari al Tasso, al Cavour, insomma, mi hanno segnalato che è proprio incredibile quanta mobilitazione ci sia stata. E quindi è caduto un po', come dicevi tu, questo cliché dei giovani si disinteressano, non vogliono andare. Su questa cosa, la butto lì perché magari è interessante farci una riflessione, cioè mettiamo un po' di carne al fuoco. Io ho fatto una mozione sempre, che è una delle recenti, cioè pure su, sempre su Instagram, se vi interessa la trovate, insomma, cioè sia il testo che poi la spiegazione un po' pratica, che è stata approvata, e questa può essere veramente figa per i prossimi anni. Cioè la mozione chiedeva di utilizzare le piazze, i parchi, diciamo, le aree pubbliche come aule studio all'aperto. Questo chiaramente io l'ho fatto a novembre, quindi in un'ottica in cui eravamo ancora nel pieno caos, esatto, pensando proprio che se tu metti, che ne so, Piazza Cesare Baronio, oppure Piazza Re di Roma, oppure Villa Lais, Villa Lazzaroni, nelle condizioni di essere nella sicurezza anche proprio, diciamo, di distanziamento, ci sono ingressi cadenzati, poi ormai facciamo tutto con le app, ce lo sapete meglio di noi siamo, cioè, pensiamo e facciamo cose, te prendi un monopattino, arrivi dall'altra parte di Roma con un'app, prenoti il posto al cinema con l'app, cioè fai tutto, ti prenoti la cena, quindi figurarsi se era difficile prenotarsi un banco o un posto all'aperto. Questa mozione alla fine, ed è difficilissimo, vi assicuro, far passare una cosa del genere dentro il municipio, cioè io da consigliere ci ho messo una cifra a spiegare, perché considerate l'età media, comunque è 50-55 anni, quindi comunque io sono proprio un pischello trattato anche come tale, ma mi sta bene il ruolo, nel senso che voglio rompere i coglioni da un punto, diciamo, di prospettiva diverso, penso di stare lì anche per quello. E vi dicevo, alla fine hanno capito anche i consiglieri che stanno lì magari da 10-15 anni e non hanno mai affrontato questo tema, cioè mettere a disposizione, perché ad esempio lì pensi, ah ma l'occupazione di suolo pubblico come fai? Ah ma chi porta i banchi? Allora io punto per punto ho pensato, insieme all'assessore alla scuola, come si poteva fare, perché poi tanto se tu la butti alla carlona, loro un modo per parte loro, scusate perché io detesto questa logica del loro, non volevo dirlo, comunque diciamo delle persone che cercano di disincentivare spesso le buone idee, ecco, diciamo così, loro non mi piace perché sembra che c'è poi un gruppo di non si sa di chi che sta, che dicono loro e quindi niente, e dicevo, quindi niente, mi dicevo, però mi sa volete intervenire qualcosa quando ti vedo alzato, okay. Perché lo faccio prima, capito, almeno poi siamo subito, sì, magari per le prossime troviamo un modo, un telecomando, un telecomando. Esatto. Vabbè, oggi questa è anche un po' di... ci schilliamo tutti e due. Sì, niente, dicevo quindi che questa mozione, nei prossimi anni, essendo approvata, potrebbe portare... anzi, io spero e sono fiducioso che chi vincerà le prossime elezioni la rispetterà, a vedere che tu c'hai Villa Lazzaroni, Villa Lais, Piazzolino, a Bologna, a Milano, a Napoli, l'hanno fatta. Se andate veramente su questo posto che ho fatto, ci sono tutte le foto pazzesche di gente che si è messa a fare lezione all'aperto, a studiare all'aperto, perché poi se volete avere un grande tema, c'è gli spazi per i giovani in questa città sono. È una fra le prossime domande. Mi fermo allora. Vai Andrea, io intanto mi leggo qualche domanda se riesco. Ciao. Proprio ritornando al concetto e come hai ben risposto tu, mi piace molto come hai risposto, tutto l'ambito della scuola, il distacco fra i giovani e la politica,
andiamo un po' appunto sul concreto, no? Tu hai detto molte delle tue iniziative che poi appunto ti chiederò più nello specifico, però come ovviamente ben saprai, recentemente è stata avanzata questa nuova proposta che ha scaturito un dibattito molto, molto acceso, che noi come Siamo Z abbiamo cercato di trattare il più possibile, perché è un'iniziativa che ci prende proprio a noi ragazzi. Magari noi già siamo grandi, ma insomma la generazione Z proprio, che è il voto ai 16 anni. Ora, senza entrare ovviamente in ambiti del siamo d'accordo o non siamo d'accordo, chiarezza è stata fatta, credo, insomma. Ma ti faccio una domanda. Secondo te, una proposta del genere è soltanto un quadro senza cornice, cioè quindi a cui manca la cornice, questa cornice a cui mi riferisco magari sono degli interventi appunto nelle scuole. Cioè, va bene dire anche i sedicenni hanno non solo il diritto a votare, ma è passami il termine, ancora meglio, detta in maniera brutta, ma la più grande paura qual è? O perlomeno quello che abbiamo noi percepito dai post che abbiamo fatto sul voto ai sedicenni, che i sedicenni non siano pronti, non abbiano appunto coscienza politica, non abbiano appunto non siano ancora entrati in una vita politica, non possono, tra virgolette, andare ad influire così pesantemente. Ma allora, il problema qui, che mi chiedo io, e che forse è più una riflessione più ampia, non è più appunto un quadro senza cornice, cioè serve una cornice. Non è tanto che non sono pronti i sedicenni, ma quanto la formazione che viene data ai sedicenni non è pronta, o perlomeno non c'è, e questa è la cornice a cui mi riferisco. Quindi qui rientra appunto la scuola, ma anche forse la politica vera, cioè una politica che si rivolga ai giovani, non ti dico la generazione Z, ma proprio ai giovani, a questi sedicenni, quindicenni, diciassettenni, insomma. Anche perché se è una questione di età è riduttivo, perché non è che allo scoccare dei 18 anni automaticamente impari come funziona il mondo, per cui è chiaro che si acquisisce la maturità in quei due anni, ma cioè nel senso, dire che è una questione anagrafica è riduttivo, ecco, no? Assolutamente sì. E figa la domanda, quindi rispondo volentieri. Allora, io sono assolutamente d'accordo al voto ai sedicenni, e io lo farei già dalle amministrative, nel senso che il concetto sul quale secondo me avvicini molto il ragazzo non è tanto le politiche o le europee, cosa che comunque sono d'accordo, ma soprattutto le amministrative, perché io vedo tantissimi pischelli anche da virgolette di 15-16, e comunque ci parlo un pochino perché c'ho un modo anche tramite amici, e tantissimi sarebbero secondo me, non dico pronti, però sarebbero, come dicevi tu, Andrea, pronti a riempire quella cornice. Cioè, ad oggi effettivamente è vero, dire così, come misura spot, diamo il voto ai sedicenni senza preoccuparci se i sedicenni hanno un'educazione civica, sanno cos'è la Costituzione, sanno votando chi mandano dove, a gestire che cosa e per quanto tempo. Cioè, devi fare assolutamente, sia a livello locale, e secondo me il livello locale è quello più semplice da capire, perché ti vedi appunto, faccio un esempio, se tu voti una forza politica, e non facciamo appunto nomi, lasciamo la generica tipo X, ok? O voti Y, c'hai un progetto diverso, ad esempio, su un'infrastruttura o su un'altra, ad esempio sulle Olimpiadi o contro le Olimpiadi. Quindi secondo me bisogna spiegare, come dici tu, posto che secondo me c'è un problema di sottorappresentazione dei bisogni dei giovani, e questa è anche una delle ragioni per cui i giovani un po' se ne fottono, diciamo, della politica, detto proprio fuori dai denti, anche perché vedono che la politica non si interessa di loro. Cioè, vi faccio un esempio banale, le buche, no? Buche, problema chi va in scooter, chi va in macchina, ma in generale chi vive sta città, anche in autobus senti boom, 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 buche, ruote rotte, insomma, è un crateri, voragini, strade che chiudono, traffico in tilt, esercizi commerciali isolati, insomma,
è un problema che comunque anche solo se campi in questo quartiere, per dirti via Latina, l'Appio Latino, via Alfredo Baccarini, insomma tutte vie che hanno avuto grandissimi problemi nel nostro quartiere, San Giovanni, Appio Latino, tutti l'hanno notata. Allora come fai, per dirti, su questo tema delle buche ad avvicinare i giovani? Io, per dirti, ci ho provato in che modo. Ho fatto una manifestazione che forse conoscete, abbiamo lanciato questo format che si chiamava Fiori cresciuti in mezzo a San Pietrini, citando ovviamente Garbrave, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo piantato per 3 anni di seguito, anche con degli attori, è venuto Leonardo Bocci, Nicolas Vaporitis, quello che faceva Notte prima degli esami, oppure è venuto, pensate, la follia della mia mente malata, sono andato a chiamare Ludovico Fremonte, che se vi ricordate chi è quello che faceva Walter nei Cesaroni. E comunque posso dirti, con questa cazzata, tra virgolette, non è una cazzata, intendiamoci, però cioè con uno stratagemma un po' mediatico e d'avvicinamento ai giovani, noi fondamentalmente abbiamo piantato in periferia dei cactus, in tantissime buche, a San Basilio, a Corviale, insomma siamo andati in tantissime periferie, e un sacco di giovani e di pischelli della zona ci hanno contattato dicendo: ma perché, come fate, possiamo partecipare? Oppure abbiamo piantato dei fiori durante Natale e ci hanno contattato un sacco di associazioni. Insomma, la morale favola è: se tu sottorappresenti e ti fotti completamente dei problemi e dei bisogni dei giovani dai 15 ai 18, è chiaro che poi questi giovani non si mettono a guardare il telegiornale. Oppure faccio un altro esempio banale, perché uscite tutti la sera, Trastevere, San Lorenzo, Pigneto, Monti, no? Tutti i luoghi in cui andiamo sempre la sera. C'è queste ordinanze che fanno gli amministratori, allontanano molto, secondo me, il giovane dalla politica. Perché, ad esempio, adesso, e su questo io dico anche la mia opinione personale, si sta parlando, la Raggi in questo caso sta facendo la sua ultima, speriamo, ordinanza anti-movida, e stanno richiudendo tutte le attività alle 24, anche durante l'estate. E questa è una roba per diminuire il caos, eccetera, eccetera. Io sono profondamente contrario, ma perché anzitutto Roma deve essere una capitale europea, cioè Roma deve essere una capitale europea anche nella gestione, cioè non dico che bisogna lasciare spaccare le bottiglie e fare quello che fanno magari in alcuni frangenti alcuni giovani, perché peraltro azioni di pochi poi condizionano tutti e nessuno può più fare un cazzo, cioè, e nessuno può più andare a bere. Cioè, a Roma abbiamo passato dei mesi interi in cui tu non potevi comprare una bottiglia di birra dopo le 22 e girarci in giro. Cioè, amici miei carissimi sono stati multati perché avevano mezza Peroni piccola alle 10:30 di sera. Cioè, capite, è una roba per cui anche lì, se tu fai politica contro ragazzi, ti crei nemico contro amico. E allora, se vuoi invece ragionare e dare una responsabilità come quella del voto, così chiudiamo, devi fare in modo che sto giovane si senta parte di tutto, cioè che non sia una monade isolata che ha quasi contro la politica, capito? Non so se mi sono spiegato. Ma infatti poi alla fine è anche quello, nel senso che, guarda, forse se si crea il dualismo di contrapposizione tra amico e nemico, può anche esserci una reazione, no, da parte dei giovani, cioè mi è contro qualcosa, allora intervengo. Il problema è che molto spesso siamo semplicemente quelli che devono fare gli studenti e che non hanno voglia di fare niente, che poi dopo, quando diventano grandi, allora poi forse faranno politica. Dato che abbiamo l'ultimo quarto d'ora e abbiamo fatto un bel dialogo soltanto noi, se vuoi leggo faccio la voce fuori campo, leggo la domanda da fuori campo. Allora, ci chiedono: pensi che sia necessaria allora una sorta di riappropriazione dei luoghi culturali da parte dei giovani, non solo per quello che la scuola fa a livello formativo, ma per una questione di informazione, curiosità personale? Rispondo subito a Barone. Sì. Assolutamente sì, io ti ripeto, in questi 5 anni che ho fatto il consigliere ho cercato in tutti i modi di mettere come priorità numero uno dell'amministrazione il recupero di spazi abbandonati a favore di giovani. Ti dico questo, Anagnina, per dirti, però se spegnete il microfono perché io mi sento l'eco. Ok, l'hai spento. Anagnina c'ha un istituto che molti forse conoscete, si chiama Istituto Hertz,
che è chiuso da quasi 5 anni, l'hanno occupato poi, chiaramente essendo chiuso e abbandonato, una serie di senza tetto, Rom, Casa Monica, insomma è successo un casino pazzesco lì, c'è stato un incendio, peraltro vicino a una biblioteca, insomma è un esempio concreto in cui ad esempio io ho fatto un'interrogazione all'assessore di competenza, ho detto toc toc, c'ho 25 anni, noi giovani non sappiamo dove cazzo studiare, ci scanniamo per i posti, a parte che già io reputo il fatto che chiudano, cioè io sono poi su questo sono molto, non dico liberale, però cioè, mi dà l'idea che un posto chiuda, cioè per me si deve studiare, se uno vuole H24, fai i tornelli, ti inventi un tesserino, e alcuni posti a Roma ci sono pure in cui puoi studiare H24, però per dirti, se tu riqualifichi con i fondi, peraltro spesso non va bene, cioè la scusa che tanto utilizzano è non ci sono i fondi, cazzate, perché se tu vai ad esempio a vedere un sacco di bandi regionali o bandi europei, ci sono un sacco di fondi per riqualificare strutture tipo l'istituto ERZ, e io ho fatto queste interrogazioni in cui chiedevo ma che cosa stiamo aspettando ad esempio a restituire come luogo culturale questo posto ai giovani? Per dirti, ci potevamo fare durante il Covid, in cui mancavano spazi di studio, ci potevamo fare un'aula studio, ci potevamo fare spazi per gli studenti, tipo anche per fare le lezioni. E mi è stato risposto sempre picche, 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 è colpa di questo, scarica a barile. Tanto purtroppo questo è il momento storico, cioè in cui uno si pulisce, tra virgolette, dando la colpa a quelli che c'erano prima. Io preferisco che tu mi dici, guarda, da quando sono qui ho fatto questo per sistemare questa cosa qui. E io questa risposta purtroppo non l'ho ricevuta. Altro esempio, il deposito ATAC. Ma cioè, se tu fai l'ennesimo centro commerciale in un posto che potrebbe essere una cosa fichissima, e peraltro vi do sta chicca, andate a Termini, al piano tipo 5 della stazione, c'è un posto che si chiama Lewis & Lab, non so se qualcuno che fa la Lewis che ci sta seguendo lo conosce già, ma è un posto pazzesco in cui ci sono spazi di co-working, computer, zone in cui puoi studiare, stanze insonorizzate, è chiaramente legata alla Lewis, però io dico, ispiriamoci a un modello di quel tipo, e invece di fare l'ennesimo Appio, cioè il centro commerciale che già ci abbiamo a Furio Camillo, pure a Piazza Ragusa, utilizziamo quel deposito riqualificandolo e restituiamo uno spazio culturale cittadino. Perché poi adesso è anche campagna elettorale, però a letto di questo noi abbiamo parlato tutto il tempo del nostro quartiere, diciamo che condividiamo. Adesso c'è anche la questione delle periferie, e in quest'ottica questi progetti fanno anche la riqualificazione. Quindi in molti casi, diciamo, salvano i giovani da delle condizioni anche di un possibile degrado, di una possibile magari strada, ecco, che sarebbe meglio non percorrere, in un'ottica di banalmente una biblioteca di quartiere, un teatro, una qualsiasi cosa. A Roma, in realtà, in Italia siamo anche dei maestri nel iniziare delle opere, abbandonarle lì, e abbiamo questi scheletroni di cemento che non vengono utilizzati. Su questo, posso solo... Vai, come no? No, guarda, ti volevo solo dire, nei commenti appunto ci hanno fatto anche altre domande, molti hanno parlato appunto della, soprattutto Pietro, della mancanza proprio di consapevolezza appunto che c'è dei giovani appunto verso il mondo politico, e che la scuola, che ci piace o meno, ne sia una delle più grandi responsabili, insomma. Ma ti volevo insomma, intanto ti dico che sei un grande da, diciamo, no, ecco, peraltro lui lo saluto, perché è un parlamentare, è un parlamentare con cui io sono molto amico, fraterno amico, ed è una di quelle persone, ad esempio, che io conosco che scommette sui giovani. Cioè, quando mi avete chiesto come ho fatto ad avvicinarmi alla politica, come è stato possibile creare, diciamo, un link tra l'esperienza dell'università, del liceo, della rappresentanza che avete fatto anche voi da rappresentanti, eccetera, vi dico che ci sono un sacco
sacco di persone ben disposte, tipo Luciano, tipo Roberto, Giachetti, di cui vi parlavo prima, che se tu bussi da giovane che ha fatto un'esperienza e vuole portare anche, come dire, anche un po' uscire dalla bolla dei soliti diciamo ambienti politici, ti accolgono. Quindi questo ve lo voglio veramente dire come messaggio: non pensate che ci siano delle barriere all'ingresso di questo mondo è pronto per essere scoperto, pronto per essere diciamo anche cambiato, perché abbiamo parlato prima dei livelli della burocrazia delle scuole, no? La provincia, il comune, il dipartimento, la sovrintendenza. Sta a noi, cazzo, cambiare nei prossimi anni questa roba qui. Deve esserci un solo livello, una semplificazione. E chiudendo, solo ti voglio dire, mi hai fatto questa cosa sulle periferie. Io sono d'accordissimo. Oggi le periferie, soprattutto del nostro municipio, ma anche attigue, diciamo, tipo San Basilio, Centocelle, Torbella Monaca, insomma, ci sono tantissime, hanno, diciamo, la funzione di dormitorio, no? Questa tipica definizione che si dà, no? In cui si vergogna quasi a tornarci, ma passi tutta la tua vita in città, perché poi lì non ci sono servizi, non c'è un cazzo. E allora, per essere molto chiari, come fai a riqualificare le periferie? Te ne dico una. Hai citato scheletri di cemento, tipo le vele di Calatrava, oppure tantissime palestre o posti del cazzo che sono lasciati a loro stessi. Ecco, ti do questo elemento. Se avessimo avuto un po' di intelligenza 5 anni fa e avessimo, ad esempio, colto l'occasione delle Olimpiadi, e le Olimpiadi erano un volano pazzesco di investimenti e di soldi a pioggia che ti arrivavano sulle periferie, cioè Parigi, che ha beccato le Olimpiadi al posto nostro, ci sta ringraziando. Macron ha riqualificato metà delle periferie francesi con i soldi dello sport, peraltro sport che, come tu citavi, in alcuni casi, in alcuni contesti, è l'unico elemento di aggregazione. Quindi tu potevi fare dei campetti, potevi riqualificare delle strutture esistenti, insomma. Bisogna essere non ideologici, cioè basta bandierine tipo le Olimpiadi portano corruzione, cioè cose incredibili abbiamo sentito. Adesso invece, per dire, la Raggi è favorevole a tutti i grandi eventi, 5 anni fa invece era contraria. Ecco, ecco, su questo bisogna essere un po' più cioè, anzi, meno manichelisti, meno cristallizzate sulle proprie posizioni e un po' più aperti alla sfida, perché queste sfide poi ti portano un sacco di indotto economico, turistico. Sì, sono sempre la voce fuori campo che legge le domande. E questa è una bella domanda. E ci chiedono, collegandoci alla domanda precedente, ci sono progetti per rendere le scuole un luogo di aggregazione anche fuori l'orario scolastico, in stile americano? Ovviamente una volta che l'emergenza Covid sia finita, insomma. Su Roma intende. Assolutamente sì. Cioè, io penso che, come dicevo prima sulle biblioteche, sia incredibile che tu alle 14 oppure alle 18 butti tutti fuori e finisce roba. Perché anzitutto tu dici, ma non posso tenere la stessa persona. Io quando facevo rappresentante di istituto e chiedevamo l'utilizzo pomeridiano o serale per Cineforum o quel cazzo che ti pare della scuola, ci dicevano, ma che fai, tieni il bidello lì fino alle 8 di sera, fino alle 2 di notte? Ma ovviamente no, come fanno in tantissime capitali europee, ci sono delle turnazioni di persone che vengono messe a disposizione, pagate chiaramente, cioè ci deve essere un investimento da parte dello Stato su questa roba qui. Quindi sì, non ho capito il nome di chi ha fatto la domanda, mi sembra Rob Di Veroli. Ecco, assolutamente sì, mi sembra una roba molto figa e dobbiamo assolutamente appropriarci di ciò che sembra inaccessibile. Io ripeto, non tollererò mai l'idea che tu devi essere buttato alle 8 fuori dalla biblioteca, perché io potrei arrivarci alle 8 e voglio studiare fino, magari lavoro tutto il giorno fino a quell'ora, oppure porto le pizze fino alle 11 e voglio stare lì e controllate, come fanno in tantissime città, Amsterdam per dire, ho visto tantissime biblioteche pazzesche aperte tutta la notte, gestite benissimo, cioè che non è che c'hai lo sfascio, il degrado, la gente ti ci viene a bere dentro, cioè la gente poi è anche molto sottovalutata in questo genere di cose. Comunque, per farvi un esempio banale, no? Ecco, ho visto qualcuno ha fatto una domanda, a parte sul cinema maestoso, leggo ora, e Marzio fa Villa Lazzaroni, esatto, fa l'esempio di Villa Lazzaroni, leggo nei commenti. Cioè, vi faccio esempio banale, tutti diciamo non ci sono corse degli autobus, cioè alla fine a tutti ci rode un po' il culo a Roma, prendi i mezzi pubblici, perché tu sai che ti metti dentro a un contesto in cui puoi finire malissimo, cioè tu puoi arrivare a destinazione in 40 minuti, oppure puoi avere il bus incendiato, oppure puoi saltare 3 corse, stare lì 1 ora e mezza ad aspettare. Vi faccio un dato che è disarmante, anzi vi do 2 dati, perché secondo me da ragazzo sono quelli che mi hanno colpito di più. A voi pensate solo questo: Roma ha
345 linee di autobus, ok? 1400 mezzi circa, 1400 autobus. 600 di questi autobus sono con più di 15 anni di servizio. Quindi quando vediamo i video su Welcome to Favelas o su Pastorizia e queste pagine che seguiamo tutti alla fine, no? Su Instagram, sono cose che potrebbero essere evitate se tu, quando ti siedi in un luogo in cui hai delle responsabilità, prendi dei provvedimenti e investi su questa cosa, rifai il parco mezzi, come hanno fatto, o fai un bando. Se la società ATAC non è in grado di garantire un servizio decente ai romani, si fa come fanno le altre città europee, tipo Copenaghen, che ha fatto un bando per le metropolitane e ha vinto, pensate all'assurdità, ha vinto ATM, cioè ATM, che sarebbe l'ATAC di Milano, ha vinto il bando e le metropolitane in Danimarca sono milanesi. Quindi anche lì anche è un dato disarmante. Oppure ho letto una domanda sui rifiuti prima, all'inizio della diretta. Cioè voi pensate soltanto che noi mandiamo questi soldati che vi voglio dare perché sono disarmanti, come la penso io. Mandiamo 163 tir al giorno in 8 regioni italiane con i nostri rifiuti. Cioè quella roba che buttiamo nelle nostre case non riesce a essere smaltita a Roma. Non abbiamo degli impianti sufficienti e quindi noi mandiamo e regaliamo, tra virgolette, anche come città ad altre regioni, 8 regioni, alcuni anche all'estero, la possibilità di trattare in maniera, come dire, differenziata e quindi ricavarne anche poi materiali di risulta, ricchezza. Mandiamo i nostri rifiuti in 8 regioni spendendo peraltro una cifra enorme e non siamo riusciti in 5 anni di amministrazione a fare una cazzo di discarica. Io su questo sono avvelenato perché io ricevo, ve l'assicuro, almeno 3 foto al giorno da parte di amici o cittadini che semplicemente vedono il mio numero pubblico e mi dicono: Luca, via Giulia Agricola, oppure Luca, via della stazione di Morena, via dei 7 metri, mi mandano foto dei cassonetti. Io devo spiegare a tutte queste persone, ovviamente mando poi, io come consigliere, mando la segnalazione ad AMA e chiedo: intervenite, è molto grave, andate, cioè magari sotto le finestre che devono essere chiuse per l'odore. Però vi faccio capire, quando diciamo analisi dei problemi, no? Cioè, perché è così difficile far capire ai nostri coetanei che i rifiuti sono un problema che va gestito in maniera organica? Anzitutto perché non se ne parla. Cioè, una diretta come quella di oggi, le persone che ci stanno ascoltando adesso sanno che nei prossimi 5 anni chiunque sarà al governo della città e della regione ha un obiettivo, cioè chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, non dare più 160 tir al giorno che vanno in 8 regioni con i nostri rifiuti, perché noi non siamo stati in grado, dopo la chiusura di Malagrotta, che era la discarica storica di Roma, di farne un'altra. Quindi sono un po' allungato, No, no, che mi dispiace questo terrorismo del microfono, che quando tu lo vedi che si accende sai che ti devi fermare, però c'è sia la questione della comodità, che altrimenti c'è sempre uno fuori campo, e sia la questione anche che siamo arrivati a 2 minuti dalla chiusura. Volevamo fare una riflessione su social e politica, penso che ci dovremmo rivedere probabilmente, perché la vedo difficile in realtà. Quindi ti volevamo ringraziare per essere venuto e degli interventi, spero che anche insomma chi ha seguito si sia trovato bene. Ovviamente volevo vedere che ce l'hanno scritto anche sotto, sì, salveremo live ovviamente, verrà come IGTV sulla nostra pagina. Grande, e, grande. Ti rinnovo appunto i complimenti di Marco e grazie a voi, Marco, è stata una bellissima chiacchierata. E sì, magari su social e politica vi posso dire solo un minuto, una frase. Una frase. Cioè, una 45. Un minuto. Io penso che bisogna sporcarci un pochino, ho tanti amici pure che mi criticano perché cerco di usare questi social, TikTok, Instagram, Facebook, ma invece assolutamente fatto un acceleratore qui, perché se riuscissi anche solo a comunicare la metà delle cose che faccio ogni giorno al municipio, in commissione, in consiglio, io sarei felice di farmi il culo come me lo faccio, perché almeno so che metà delle cose, non dico tutte, ma metà le persone le sanno. Quindi veramente i social non sono di quelli che li
critica, perché chi li usa male, chi li usa bene, intanto noi utilizziamoli. Pensate senza Covid durante il lockdown che sarebbe successo. Fine. Grazie a voi comunque, grazie a voi comunque, siete fortissimi. Grazie mille. Ah, facciamo che la prossima volta parliamo di questo e ci fai le domande che ci dovevi fare. Cazzo, infatti pure vi ho domandato. Oh, lo rifacciamo. Io sono disponibile. Va bene, è stato veramente un piacere. Spero sia piaciuta a tutti, insomma, la diretta, che abbiano fatto anche loro le loro riflessioni sul gioco di parole. E noi ci risentiamo. E grazie a tutti per... Grazie per averci seguito. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao Luca, grazie ancora. Ciao.